Ciao e benvenuti alla sezione 4 della lezione 16. In questa sezione numero 4 impariamo alcune espressioni usate con il passato. Vediamo degli esempi di espressioni usate con il passato. Se parlo al passato, dico ieri o l'altro ieri. Ieri o l'altro ieri. Il giorno prima, ieri o l'altro ieri. Sono andato a Roma o sono andata io, Licia, femminile. Io ieri sono andata a Roma o io l'altro ieri sono andata a Roma. Oppure posso usare questa parola fa e dico 2 giorni fa sono andata a Roma, 1 settimana fa sono andata a Roma o 1 mese fa, 2 mesi fa o 1 anno fa sono andata a Roma. Quindi 2 giorni fa, 1 settimana fa, 1 mese fa, 2 mesi fa, 1 anno fa o 2 anni fa. Ok? Quindi fa. È un'espressione utile che possiamo usare con il passato. Oppure posso usare questo aggettivo, scorsa o scorso. Scorsa è femminile e scorso è maschile. Quindi con il femminile uso dei nomi femminili come la settimana scorsa o domenica scorsa sono andata a Roma. Invece scorso è maschile e quindi dico il mese scorso sono andata a Roma, l'anno scorso sono andata a Roma e lunedì scorso o martedì, mercoledì scorso sono andata a Roma. Vediamo altri esempi. Altre frasi. Ieri ho fatto una passeggiata. L'altro ieri ho letto un libro. 2 mesi fa ho frequentato un corso di inglese. 1 settimana fa sono andata in bicicletta. L'anno scorso io ho studiato all'estero. Domenica scorsa Sara è andata al mare. Lunedì scorso Paolo e Marco sono andati al cinema. Quindi, ieri, l'altro ieri, 2 mesi fa, 1 settimana fa, l'anno scorso, domenica scorsa, lunedì scorso. Quindi fa o scorso e scorsa sono espressioni utili che possiamo usare con il passato prossimo. Passato prossimo, io ho fatto, ho letto, ho frequentato, sono andata, ho studiato, è andata. Che sono andati. Bene, la sezione numero 4 della lezione 16 finisce qui. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Fai gli esercizi 16.4 e noi ci vediamo fra poco per l'ultima sezione della lezione numero 16. Ciao!